14 e 20. Tutti i partners oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti informativi per televisione ed internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea e capace di far nascere l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti dalle più prestigiose università dell'Europa e del Mediterraneo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, filosofia, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. Con Uninettuno, infatti, i luoghi dell'insegnamento non sono più solo le aulee universitarie, ma anche spazi aperti, musei, centri culturali, posti di lavoro, case degli studenti, internet caffè. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese, greco e polacco attraverso l'uso della televisione e di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Sul sito www.uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate, collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sulla web tv uninettuno.tv e Rai Nettuno Sat si possono seguire seminari, approfondimenti e video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale i professori e i tutor si interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. Le culture e le idee dei diversi paesi del mondo si confrontano in un flusso continuo di interrelazioni. Rabat, Marocco, 14 marzo 2006. Presso il Ministero per la Formazione Professionale è stato inaugurato il primo polo tecnologico dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Cairo, Egitto, 15 giugno 2006. Presso la Elwan University viene istituito il polo tecnologico dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Qui oggi gli studenti egiziani frequentano a distanza la facoltà di ingegneria di Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane e grazie ad internet conseguono un titolo di laurea riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Tunisi, Tunisia. Il 24 agosto 2007 presso il Ministero dell'Università e della Ricerca viene siglato un importante accordo accademico tra l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e l'Université Virtuelle de Tunis. Cairo, Egitto, 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, e del Ministro Egiziano dell'Educazione Superiore e della Ricerca Scientifica, Hani El Al, è stato siglato un importante accordo accademico tra la prima università a distanza egiziana, Egyptian E-Learning University, e l'Università Telematica Internazionale Uninettuno, che consente la democratizzazione dell'accesso al sapere e apre le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco e su Rai Nettuno Sat il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benej per insegnare con un nuovo modello pedagogico a leggere e a scrivere in arabo alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. Iraq, maggio 2011. Si attivano tre poli tecnologici ad Erbil, Baghdad e Tikar, collegati via satellite con la sede dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno a Roma. Grazie al progetto EDIT, realizzato in collaborazione con UNIDO di Vienna, i giovani iracheni possono seguire a distanza, per televisione ed internet, i corsi di formazione per diventare imprenditori. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. I suoi studenti provengono da 40 diversi paesi del mondo. Grazie ad internet su uninettunouniversity.net, il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuovi saperi e si condividono nuovi valori.
Grazie.